fai e festa, torna, torna. Lisistrata, primo studio sull'oscenità del potere, è una nuova sfida per Astragali Teatro. Abbiamo scelto di confrontarci con il comico, con il registro della comicità e anche con il problema di quello che è il genere comico. Lo vuoi? Primitivo. Dopo un decennio quasi di spettacoli portati in tutto il Mediterraneo, principalmente nelle zone di conflitto, nelle zone, diciamo, di sofferenza dalla guerra, segnate dalla guerra, abbiamo pensato che era importante cercare di capire qual è il fondamento anche del teatro comico. E con nostra sorpresa e stupore, quasi inaspettatamente, abbiamo trovato che le radici della comicità ancora una volta stanno nella questione femminile. Manifesto di Lisistrata raffigura una predivinità classica che è Baubo, che attraverso il mostrare la propria nudità consente a Demetra di ridere, di sorridere per, dopo il lutto della
per la morte della figlia Persefone. Questo mito fondativo, che è presente anche in altre parti del mondo, anche in Giappone, in Cina, in realtà ci fa vedere come anche la comicità, al pari della tragedia, sia dotata di un livello della catarsi, cioè di un dispositivo di superamento e di guarigione e di trasformazione, non necessariamente di purificazione. Un acquisto di serme risolto. Cucate. Pittore. Fucili. Poi c'è un altro dato importante con cui stiamo cercando di confrontarci, che fare ridere è più difficile. Per un attore fare ridere è un banco di prova estremamente importante, perché è un lavoro che si fonda sulla consapevolezza del ritmo, sulla consapevolezza della relazione anche con chi ti sta guardando. Non si può fare ridere qualcuno senza un piano di condivisione di quello che si sta affrontando e dicendo. Vorrei gettarmi ai piedi tuoi nel mio soffrire. Morire.